Io so che SNAM ci sta lavorando e sta lavorando anche a soluzioni, anzi si sta indirizzando su soluzioni che proprio per preservare quello che è tutto il carico di dialettica che si è accumulato per quello che riguarda il rigassificatore del Porto di Piombino, sta pensando a soluzioni che dopo i 3 anni di attività nel Porto di Piombino portino la piattaforma offshore sull'Adriatico. Sull'Adriatico? Sì. Quindi Ah. questo è il lavoro che SNAM sta facendo di verifica se la piattaforma offshore possa essere, dopo i 3 anni nel porto di Piombino, non sul Tirreno come sembrava naturale, ma anche cercando di cogliere soluzioni che potevano essere là.